In Perù esiste una zona desertica con oltre 13.000 linee di diverse dimensioni che vanno a formare più di 900 disegni, raffiguranti i profili stilizzati di animali come pappagalli, ragni, balene, scimmie, orche, lama, colibrì e altri, parecchi dei quali non sono originari di quelle terre. Si tratta di un altopiano dal terreno brullo che si estende per un centinaio di chilometri tra le città di Nazca e di Palpa, nel Perù meridionale. Qual è la particolarità di queste splendide e gigantesche opere d'arte? Sono talmente grandi che risultano visibili soltanto dall'alto. Divennero famose in tutto il mondo nel 1939, quando per la prima volta furono osservate da un piccolo aeroplano. Da terra infatti si riescono a scorgere soltanto piccoli solchi poco profondi. Le linee sono state tracciate rimuovendo le pietre contenenti ossidi di ferro dalla superficie del deserto, evidenziando un contrasto con il terreno sottostante più chiaro. Si pensa che i geroglifi siano stati tracciati durante il periodo di massima espansione della civiltà Nazca, tra il 300 a.C. ed il 500 d.C., ma potrebbero anche essere molto più antichi e appartenenti ad una civiltà sconosciuta. La datazione è molto difficile da ricavare attraverso il metodo del carbonio 14, in quanto tale metodo non è applicabile alla roccia. La pianura di Nazca è poco ventosa e il clima è piuttosto stabile, piove circa 15 minuti all'anno. Per questo motivo i disegni sono rimasti intatti per centinaia di anni. Perché sono state realizzate? Secondo alcuni studiosi, le linee venivano utilizzate nelle cerimonie del culto dell'acqua e allo scopo di propiziare la fertilità della terra. Forse erano usate come dei segnali da seguire che indicavano delle antiche sorgenti. Un'altra ipotesi suggerisce che potrebbe trattarsi di un enorme calendario tracciato sul terreno. Moltissime strutture antiche avevano questo scopo, come Stonehenge per esempio. Ma a chi poteva servire un calendario visibile soltanto dall'alto? Forse sono strade, ma strade che non portano da nessuna parte. Un'altra ipotesi suggestiva suggerisce che i disegni siano stati realizzati come spazioporto per astronavi provenienti da altri mondi, punti di riferimento tracciati sul terreno, un po' come delle luci di segnalazione sulle piste di atterraggio degli aeroporti. Effettivamente, guardando alcune di queste linee che si estendono per centinaia di metri, vengono in mente le moderne piste di atterraggio degli aerei. Personalmente non credo che questa ipotesi sia valida per un semplice motivo. Esseri tecnologicamente avanzati di centinaia o migliaia di anni rispetto a noi non avrebbero certo la necessità di avere dei punti di riferimento visibili sul terreno per sapere dove andare e dove atterrare. Proprio quest'ultimo elemento dà credito a tale ipotesi. Il terreno infatti è morbido e composto da terra e polveri, non adatto a sostenere mezzi di grandi dimensioni e peso. I disegni potrebbero rappresentare un omaggio artistico a dei provenienti dalle stelle o altre dimensioni, forse. Ma come riuscirono gli antichi abitanti di quelle terre a tracciare disegni così grandi e precisi se non avevano mezzi per librarsi in volo? A questa domanda nessuno, fino ad ora, è riuscito a dare una risposta ragionevole ed esaustiva. Forse i Nazca disponevano di rudimentali mongolfiere con cui dall'alto potevano dirigere lavori di tracciamento dei disegni. Non sono mai stati trovati elementi a supporto di questa tesi. Inoltre, ci sono degli elementi che complicano una lettura convenzionale delle linee. Tra i tanti animali raffigurati c'è un enorme ragno. Si trova in una fitta rete di linee rette ed è parte del bordo di un enorme trapezoide. Secondo alcuni esperti, questo ragno apparterrebbe alla famiglia dei Ricinulei, originaria di zone poco accessibili della foresta amazzonica che si trova a circa 1500 km più a nord. Questo ragno è uno dei più rari al mondo ed ha una particolarità anatomica riferita al suo organo riproduttivo visibile soltanto al microscopio. Come faceva l'antico popolo Nazca a conoscere questo invisibile particolare? Certo, non disponevano di microscopi. Inoltre, attraverso l'utilizzo di un software, sono stati fatti dei calcoli sugli allineamenti astrali del ragno. I risultati hanno messo in evidenza che l'animale disegnato nel terreno sarebbe una rappresentazione della costellazione di Orione.
Una delle figure più enigmatiche tra tutti i disegni è quella dell'astronauta, così chiamato per la forma della testa che ricorda il casco di un astronauta. È uno dei disegni più famosi di Nazca, sia per la sua stranezza, sia per le considerazioni di paleoastronautica che sono state proposte circa la sua origine. L'ipotesi più accreditata presso gli ambienti accademici è che si tratti di una semplice rappresentazione stilizzata di una figura umana, forse uno sciamano o un sacerdote in grado di prevedere i cambiamenti climatici. Ma l'astronauta ha delle sorprendenti analogie con le testimonianze lasciate da altre popolazioni nel mondo. Il Parco Nazionale di Capitol Reef occupa la parte centrale dello stato dello Utah. Vicino ad una miniera abbandonata si trova Sigo Canyon, una parete di roccia arenaria che contiene testimonianze archeologiche di età preistorica e pitture e incisioni rupestri risalenti ad un periodo compreso tra il 6000 e il 2000 a.C. La zona più ricca in qualità e stato di conservazione di pitture e incisioni rupestri è denominata Grande Galleria. Alcune figure presentano strane analogie con quelle incise dai Camuni. Anche nel Tassili, nel deserto del Sahara algerino, ci sono affascinanti pitture rupestri che richiamano alla memoria quelle dei Camuni e degli indiani d'America. Di grande fascino è la serie di pitture e incisioni rupestri che appartengono a diverse epoche storiche, come il ciclo di pitture definito delle teste rotonde, che dovrebbero fare riferimento a pratiche magico-religiose attribuiti ad un'epoca di almeno 10.000 anni fa. La scienza dibatte ancora oggi sull'origine e la funzione delle linee di Nazca e dei suoi spettacolari e strani disegni. Arte e mistero si intrecciano in un legame che non è nuovo alla storia dell'arte. I disegni di Nazca rimangono immobili, sotto un sole implacabile, a sfidare il tempo e la razionalità degli uomini.